Sappiamo dagli scrittori antichi che quando quattro legioni marciano assieme si forma una colonna lunga addirittura 20 chilometri, qualcosa di immenso. E l'esercito romano è sempre preannunciato da un rumore metallico, sinistro, quello di migliaia e migliaia di armature, armi. Insomma, le legioni, prima ancora di vederle, voi le sentite. Un requisito fondamentale per sconfiggere i nemici in battaglia è possedere l'ars pugnandi, l'arte di combattere. Pugnandi è il genitivo del gerundio, che in molti casi dipende da un sostantivo, come nel caso della cupiditas vivendi, il desiderio di vivere che abbiamo visto nella massima ciceroniana. In guerra i romani utilizzavano molto spesso le macchine, cioè i macchinari che dovevano essere delendo idonee, cioè adatte a distruggere, alla distruzione. Delendo è il dativo del gerundio usato con valore finale, non è molto frequente. L'ars pugnandi e le macchine non sono però sufficienti. Bisogna anche incutere timore nel nemico, perché hostes terrendo vincitur, si vince atterrendo, spaventando i nemici. Terrendo è l'ablativo del gerundio, usato con funzione strumentale, con l'atterrire i nemici o semplicemente, come in italiano, spaventando. L'ars pugnandi, l'arte della guerra, l'arte di combattere, non si impara sui libri, ma sul campo di battaglia. Res bellice, discuntur, militando. L'arte militare si impara prestando servizio militare. Militando, gerundio in ablativo, da milito militare della prima coniugazione, ha valore strumentale, come nel caso precedente, con il prestare servizio militare, dunque prestando servizio militare. I soldati romani devono essere sempre parati ad pugnandum, pronti, parati, ad pugnandum, a combattere. Qui abbiamo l'accusativo del gerundio, pugnandum, preceduto dalla preposizione ad. La funzione è quella del complemento di fine, che in latino si esprime con ad più accusativo. Ad più accusativo del gerundio corrisponde pertanto a una subordinata finale.